Mario Nuñez, il nuovo sindaco di Roseto degli Abruzzi, il leader di un Mario, ampio movimento allora civico, ha forse superato al ballottaggio lo sfidante del centrodestra William Di Marco con una percentuale piuttosto ampia che di poco ha superato il 56% delle preferenze, 6.233 contro le 4.892. Nuñez si è presentato nel suo quartier generale poco dopo le 16, quando il divario durante la fase dello scrutinio delle 11.409 schede dei votanti era diventato ormai incolmabile. Subito è iniziata la festa, tanta musica e tappi di bottiglie, persino personalizzate di bollicine, fatti saltare in aria per brindare al successo. Una vittoria della squadra, una vittoria dei cittadini che senza voler essere ingabbiati più in logiche che forse erano vecchie, hanno dato un segnale incontrovertibile, segnale di rinnovamento, un segnale generazionale e di genere, un segnale bello. Mi sento onorato di aver ricevuto questa fiducia. Ancora faccio fatica a percepirne tutta la sua, il suo peso, tutta la sua, il suo peso specifico, però ce la metterò tutta e non tradirò. Un percorso iniziato 3 anni fa, un passo alla svolta. Ora la svolta c'è stata, c'è una squadra da mettere in campo per governare la città i prossimi 5 anni. C'è stata una svolta costruita passo dopo passo, una svolta sul fare, una svolta sui contenuti, una svolta sui progetti, sui giovani, sul turismo, sullo sport, una svolta che avrà come squadra la squadra che mi ha accompagnato in questi mesi, in questi anni, che avrà alle spalle della squadra le persone che hanno fatto parte delle liste, perché ognuno mi ha chiesto di poter rimanere parte del progetto e questa è la cosa più bella, aver avvicinato e riavvicinato le persone alla politica con la P maiuscola, l'amore per la polis. Grande gioia anche per l'ex parlamentare Giulio Cesare Sottanelli, responsabile abruzzese di Azione, che 3 anni fa diede la parola a Nunes per il sostegno in vista delle successive elezioni amministrative. I rosetani hanno apprezzato la nostra proposta politica, il nostro candidato sindaco, ma soprattutto penso la squadra, i sacrifici, tanti volontari. Il programma è stato difficile negli ultimi giorni, purtroppo sono state giocate da parte di alcuni delle brutte fake. C'è stato molto veleno che Roseto non meritava. Forse anche quello ha fatto, come dire, pendere un pochino più verso di noi. Io speravo di vincere, ma dai risultati pensavo meno. Quindi Roseto ha vinto La vittoria è Roseto. netta, però. La vittoria è netta, io non me l'aspettavo, dicevo appunto, ha vinto Roseto e questa è la cosa più bella che ci possiamo regalare noi tutti i rosetani, perché è stato premiato anche un nuovo modo di comunicare e di fare politica. L'onorevole Sottanelli manda un messaggio neppure tanto velato all'ex parlamentare Tommaso Ginoble. Un tempo erano amici, oggi nemici, che aveva suggerito qualche giorno fa, in maniera implicita, di votare Di Marco. Mi dicono che tutti i suoi candidati hanno rifatto il porta a porta, lui abbia telefonato. Penso che è riuscito a perdere 2 volte in 15 giorni, ma non soltanto lui, perché c'era anche un altro, altri diciamo anche di altre liste dello stesso PD che non hanno o non sono andati a votare o magari hanno detto qualcuno di loro che votavano contro, mentre altri, alcuni del PD in coerenza rispetto alla loro storia, tra i due candidati hanno scelto Nunes. Quindi c'è stata una cosa molto complicata, siamo molto contenti e grazie Roseto. Il nuovo sindaco ha già pronta la squadra di governo, già nelle prossime ore dovrebbe svelare i nomi degli assessori, premiando soprattutto i candidati che hanno ottenuto più voti nelle liste che lo hanno sostenuto.